faccio, questo è poco ma sicuro. Cheesecake Saudade, per questo senso di nostalgia, delle spiagge, portoghesi e dei portoghesi. No, sto scherzando. Mia nonna non crederebbe ai suoi occhi. Ciao belli di nonna, oggi andremo a cucinare una cheesecake pere e ricotta. Semplice? No, perché la andremo a impreziosire con il vino porto. Quindi cuoceremo le pere nel vino porto, che è un mio grande ricordo, perché io ho vissuto un anno a Lisbona, ho un fidanzato portoghese, quindi la chiameremo Cheesecake Saudade. Per prima cosa ci occuperemo di preparare le pere. Quali pere scegliere per farle cotte? Le migliori sono le pere Kaiser. L'alta densità di polpa le renderà, diciamo, più resistenti alle alte temperature, quindi terranno la cottura, un po' come la pasta al dente. No? Lo sapevate già? E allora un consiglio del Kaiser, altrimenti fatene buon uso, no? Come dire, sono delle buone pere. Che cosa facciamo? Le peliamo, molto semplicemente. Adesso le tagliamo a metà. Scaviamo anche i semini, no? Puliamola tutta, così ci togliamo il pensiero e non lo dobbiamo fare dopo. Poi se avete altri suggerimenti voi, me lo scrivete. Io mi sento di fare così. Tu sai che io sono uno spirito libero, no? Comunque, e noi siamo delle persone sostenibili, quindi adesso tutta sta cosa che sto togliendo ce la mangeremo. A me piace. Adesso, ragazzi, cosa facciamo? Mettiamo le pere in pentola, a testa in giù. Io, ragazzi, vi ho spiegato il perché del vino porto. Punto primo, per i miei ricordi. Punto secondo, anche perché è molto dolce. Quindi si presta tantissimo a queste ricette, soprattutto quando poi deve essere ridotto, no? Ma se non doveste trovarlo, non doveste averlo, il vino rosso fa comunque la sua porca figura. Quindi andiamo col porto. Mi sono macchiata? No, incredibile. Acqua e zucchero. E il zucchero, non si sa mai. Dopodiché lo aromatizziamo, io sono già ubriaca, non abbiamo ancora iniziato a bere, lo aromatizziamo con cannella e chiodi di garofano. Dici, Stefano, un vin brûlé? No, serve, voi fidatevi. Facciamo cuocere a fuoco medio per circa 20 minuti. Ogni tanto, sai, con la forchettina andiamo ad inzicare per vedere se è cotto. Procediamo, ragazzi, con il fondo della cheesecake. Quindi abbiamo tritato finemente i biscotti secchi, decidete voi quali, e li andiamo a lavorare con il burro fuso. Prendiamo una teglia con cerniera, la imburriamo e sul fondo mettiamo della carta da forno, così per stare sicuri. Allora, adesso la base è finita, la mettiamo in freezer a rapprendersi, indurirsi, no? Per il ripieno usiamo ricotta, chiaramente, formaggio fresco e poi panna semimontata è più che sufficiente. E lavoriamo bene tutta questa goduria. Dopodiché uniamo la gelatina alimentare che, come vedete, abbiamo fatto ammorbidire in acqua fredda. Adesso la strizzo bene e la sciogliamo in latte caldo. Adesso la aggiungiamo al composto. Bene, adesso questa goduria è pronta e soprattutto è pronta ad unirsi alla sua base, che recuperiamo dal freezer, e siamo pronti per comporre la cheesecake saudade. Adesso andiamo in freezer fino a che non si solidifica bene, diciamo un minimo di 8 ore circa, e nel frattempo ci prepariamo le pere che serviranno a guarnire tutto e dare il tocco finale. Guardate, la forchetta va giù che è una meraviglia, ma non si sfaldano. Le tiriamo fuori e il vino chiaramente non lo sprechiamo, ma lo facciamo ridurre. Quindi le pere qui le lasciamo raffreddare un attimo prima di tagliarle e spariamo la fiamma al massimo in modo tale che possa bollire e rapprendersi. Aspettate un attimo prima di ustionarvi e poi tagliamo a fettine le pere. Bellissima, è cotta alla perfezione. Aspettiamo ancora un po' e poi componiamo tutto. Quindi ci vediamo tra poco. Siamo pronti per comporre la nostra cheesecake saudade. La togliamo dallo stampo e la mettiamo su una bella alzatina. Aspetta, ce l'ho fatta. Adesso andiamo a sistemare le pere cotte a raggiera. Mia nonna non crederebbe ai suoi occhi. Hai visto, nonna, che sciccheria? Tocco finale con la riduzione di porto che ci siamo fatti prima. Terzo giro.
Vittoria, cosa ne pensi? Allora, io non la rifaccio, questa forma di puro. Bene, dopo varie vicissitudini siamo arrivati alla fine, siamo pronti per l'assaggio della mia cheesecake saudade, ma siccome oggi sono in vena di dediche, la dedico al mio pischigno Tiago. È per te questa ricetta. Bomba. Molto buon, molto buon. Ragazzi, buonissima, il vino Oporto è veramente un vino super adatto per i dolci, quindi io vi consiglio di provarla così. Dedicatela a chi volete anche voi, se siete innamorati anche meglio. E ci vediamo alla prossima, un abbraccio, ciao!